Io avevo dato il segnale via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Così Gianni Rodari, nelle sue celebri favole al telefono, spiegava il valore dell'invenzione e della reinvenzione a grandi e piccini, col suo inconfondibile linguaggio giocoso e allo stesso tempo seriosissimo. A lui, nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita, è dedicata la Firenze dei Bambini 2020, l'ormai classico weekend che offre eventi e iniziative a misura di bambino. Visto il momento estremamente delicato, abbiamo deciso comunque di procedere con un'edizione limitata, con un'edizione differente, rispettando tutte quelle che sono ovviamente le prescrizioni da un punto di vista sanitario, ma per dare ai bambini e alle famiglie della nostra città un momento di socializzazione, un momento di svago, un momento di attenzione ai bambini. Questa è diventata ormai una tradizione nella nostra amministrazione, ci tenevamo a continuare. Prevista per la primavera ma posticipata dal lockdown, l'edizione di quest'anno non prevede giochi e attività che avrebbero potuto creare assembramenti, ma un palinsesto di spettacoli, performance e proiezioni in alcuni luoghi simbolo di Firenze come Palazzo Vecchio, l'Istituto degli Innocenti e il Teatro della Pergola. Proprio la Pergola festeggerà insieme ai bambini la sua riapertura dopo la pandemia. Sono molto molto lieto di annunciare l'ingresso del nostro teatro cittadino in questa bella avventura del Festival dei Bambini. In verità voglio anche dire che sono qua con il direttore generale Giorgetti, che mi ha accompagnato in questa conferenza stampa, direttore della Fondazione Teatro Toscana, per dire che la Pergola riapre coi bambini. È davvero il segno della rinascita di Firenze. Nei prossimi 3 e 4 ottobre, così, i bambini e i loro genitori potranno immergersi nel magico mondo di Rodari in tutta sicurezza. I posti totali a disposizione delle famiglie sono 2160. L'ingresso è gratuito per tutti, ma per le norme anti-Covid la prenotazione è obbligatoria sul sito firenzebambini.it, con i piccoli che potranno essere accompagnati da un solo genitore. Nel Salone dei 500 avremo il sabato Teatro dell'Orsa, Rodarissimo di Reggio Emilia, un grandissimo spettacolo che appunto è appena stato anche al Festival di Modena. E la domenica avremo Giovannino per di giorno, sempre del Parco della Fantasia Gianni Rodari, e un'esecuzione della Scuola di Musica di Fiesole in chiusura, dove musica e favole si alterneranno. Al Teatro della Pergola abbiamo una produzione inedita di 20 lucenti o mini piccini, dove appunto i protagonisti saranno bambini.